la prima del G7. Il tanto atteso vertice mondiale nella blindatissima Taormina è partito questa mattina. Via i lavori accompagnati da cerimonia ufficiale e aperitivo e in parallelo programma dedicato alle First Lady con tour in elicottero e giro turistico. A Giardini Naxos, corteo dei manifestanti no G7. 70 anni di ARS. Il Parlamento siciliano, unico nel suo genere in Italia, celebra i 70 anni dalla prima storica seduta, datata 25 maggio 1947. Presente questa mattina a Palazzo dei Normanni anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Sicilia, che spettacolo! Colori, musica e arte. La Sicilia si prepara al prossimo weekend con un carnet ricco di eventi per grandi e piccini, da Palermo a Trapani fino a Catania per arrivare a Siracusa. Ecco i nostri consigli su come trascorrere il fine settimana. L'accordo c'è. Si sblocca definitivamente la trattativa per la cessione del Palermo Calcio al fondo di Paul Baccaglini. La banca londinese, titolare delle operazioni, ha inviato la lettera con la quale conferma l'investimento per l'acquisto. Tra 7 giorni l'incontro per la firma sui contratti. Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento serale con la nostra informazione. Avete appena ascoltato i titoli, allora andiamo subito ad aprire parlando naturalmente del G7 in corso in una Taormina blindatissima che ieri e oggi ha accolto i potenti del mondo che hanno preso parte questa mattina proprio al vertice. Via i lavori accompagnati da cerimonia ufficiale e aperitivo e in parallelo programma dedicato esclusivamente alle First Ladies con tour di Catania. Vediamo. Tra grandi attese con contorno di polemiche, la prima giornata del G7 a Taormina è già a metà menù. I grandi leader si sono incontrati questa mattina per la cerimonia inaugurale e la prima foto di famiglia alle 11.30 al Teatro Greco. Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e quello del Consiglio, Donald Tusk, in conferenza stampa in apertura hanno indicato le priorità dell'Unione Europea. Sessione di lavoro preceduta da aperitivo e passaggio delle frecce tricolori. Padrone di casa, il Premier Paolo Gentiloni, al suo primo G7 da Primo Ministro e prima volta anche per i colleghi Theresa May ed Emmanuel Macron. E per il presidente americano Donald Trump. Proprio ieri sera è arrivato Trump accompagnato dalla moglie Melania. I due sono atterrati all'aeroporto di Sigonella, dove sono stati accolti dalle autorità italiane, mentre pochi minuti dopo a Catania è arrivato l'aereo con a bordo il premier Paolo Gentiloni. Arrivati sull'isola stamattina la premier tedesca Angela Merkel, la britannica Theresa May e il presidente francese Emmanuel Macron. La fitta agenda di appuntamenti, nel quale verranno trattati temi attuali e delicatissimi come il terrorismo, il clima e il commercio, proseguirà anche nel pomeriggio. Il tutto accompagnato da un controvertice, quello dei no G7, nella vicina Giardini Naxos e a Catania. Parallelamente ai lavori, gli organizzatori hanno pensato ad un programma dedicato alle First Lady, prima una gita in elicottero per sorvolare l'Etna e poi atterraggio su Catania per essere ricevute dal sindaco Enzo Bianco e dalla moglie del premier Emanuela Gentiloni. Dopo il pranzo, visita e tour della città di Catania. E su un altro fronte, quello dell'immigrazione, ieri è stata una giornata particolarmente difficile. Nei 3.000 immigranti salvati in appena 24 ore nelle ultime al largo del canale di Sicilia, in 26 operazioni coordinate dalla Guardia Costiera, navi di supporto europee e ONG. A causa del divieto di trasbordo in Sicilia, proprio per via del G7, però 472 migranti sono stati trasportati al porto di Reggio Calabria con il pattugliatore Libra della Marina Militare, mentre i restanti 700 sono stati portati a Crotone. Attraversata ancora non conclusa intorno alle 7.30, sulla Libra è nata anche una bimba, figlia di una migrante recuperata da un barcone. Le due, una volta scese a terra, sono state trasportate in ospedale. E l'Assemblea regionale siciliana compie 70 anni dalla sua prima seduta, datata 25 maggio 1947. Questa mattina seduta straordinaria alla presenza anche del capo dello Stato Sergio Mattarella, a celebrare il compleanno dell'unico Parlamento regionale italiano. Lorenzo Anfuso. 70 anni di Parlamento siciliano, di indipendenza politica, di identità siciliana e anche di sprechi, spese folli e contraddizioni. Il 25 maggio 1947 si riunì per la prima volta l'Assemblea regionale siciliana, la stessa che oggi dopo 7 decadi continua a riunirsi a Palazzo dei Normanni a Palermo.
Per l'occasione questa mattina si è tenuta una seduta istituzionale per celebrare la ricorrenza con la presenza anche del capo dello Stato Sergio Mattarella. Presenti anche l'attuale presidente del Parlamento Giovanni Ardizzone e il governatore Rosario Crocetta, entrambi alle prese con le ultime settimane di legislatura prima delle elezioni di novembre, che saranno anche le prime che apriranno le porte di Sala d'Ercole non più a 90 deputati unici in Italia, a poter essere definiti tali proprio in virtù dell'unicità istituzionale dell'Arse, bensì a soli 70 membri. 70 anni anche di storia italiana. La ricostituzione del Parlamento siciliano, infatti, trovò terreno fertile con la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando, per depotenziare il vasto movimento indipendentista siciliano, fu insediata nel febbraio 1945 la Consulta regionale siciliana, che elaborò uno statuto speciale promulgato dal re Umberto II, che concesse così l'autonomia speciale. Fino al 1970, data di nascita dei consigli delle regioni ordinarie, l'ARS è stata l'assemblea legislativa italiana più importante per poteri e numero di abitanti amministrati dopo le due camere, e ancora oggi ricopre questo importante posizionamento per poteri amministrativi. Da Ettore Cipolla a Giovanni Ardizzone, 20 presidenti per 16 legislature, dal 6 novembre prossimo spazio alla 17ª. Ridotta in fin di vita, l'anziana 83enne vittima di una brutale aggressione avvenuta ai primi di maggio all'interno della sua abitazione in via Empedocle Restivo a Palermo, racconta cosa accadde quell'8 maggio. Non penso potrò perdonarli, ha dichiarato la donna riferendosi ai suoi aggressori. Giorgia Tabita. Troppa violenza, troppa cattiveria, non credo che potrò perdonarli. Ha ancora gli incubi l'anziana di 83 anni che lo scorso 8 maggio è stata vittima di una brutale aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione in via Empedocle Restivo a Palermo. La donna aveva scoperto i primi di maggio che dalla sua casa mancavano il borsello contenente i soldi e alcuni gioielli per un valore complessivo di circa 100.000 euro. Così alle 15.30 del 7 maggio l'anziana ha aperto la porta ai tre giovani che da tempo ormai effettuavano dei lavori di muratura all'interno dell'appartamento. Mi fidavo di loro, ha dichiarato l'83enne, li conoscevo da oltre 2 anni, gli facevo anche dei regali. Stando al racconto della vittima non ci sarebbe stata alcuna lite. Gli ho fatto capire che avrei dovuto presentare denuncia alla polizia, ha raccontato con un occhio ancora nero e lividi sparsi sul corpo la donna. Avevo capito che sarebbe andata a finire male e così ho tentato di correre verso la porta. Domenico Federico, l'aggressore di 22 anni, ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio insieme ad un 17enne suo amico, però non le avrebbe lasciato scampo. Mi sbattevano la testa sul pavimento, ha raccontato la vittima. Poi hanno stretto il foulard che avevo intorno al collo per strozzarmi, ma sono riuscita a liberarmi e a gridare aiuto. Mentre mi prendevano a calci sulla pancia, ha continuato, ho visto Federico acchiappare le forbici sul tavolo del soggiorno, ha puntato agli occhi e mi sono detta è finita. Mi sono protetta con la mano destra e mi ha reciso 2 tendini. È stato grazie a quella forbiciata che l'83enne è svenuta, facendo così allontanare i suoi aggressori. Quando si è ripresa, l'anziana ha avuto la forza di riuscire a trascinarsi verso la casa del vicino e chiedere aiuto. Avrebbero picchiato il figlio di appena 3 mesi causandogli diverse fratture alla testa, alle braccia e alle gambe. Condanna a 8 anni e a 4 anni e 8 mesi per i genitori del bambino arrivato in fin di vita all'ospedale palermitano di Cristina di Palermo il 14 agosto del 2013. La difesa aveva parlato di una malattia congenita proprio del bimbo. Sentiamo. Era stato ricoverato all'ospedale palermitano di Cristina ad appena 3 mesi di vita con fratture alla testa, alle braccia e alle gambe. Ora i suoi genitori dovranno scontare 8 anni e 4 anni e 8 mesi per tentato omicidio. La vicenda risale al 14 agosto del 2013. Secondo la ricostruzione della procura, i due genitori avrebbero pestato il piccolo afferrandolo anche per il collo, ma non solo. Il neonato infatti sarebbe stato picchiato anche in precedenza. A dimostrarlo alcune radiografie dalle quali emergerebbero altre fratture ormai ricomposte, versione respinta dalla difesa che invece ha sostenuto che le fratture del bambino fossero frutto di una malattia congenita. La donna inoltre avrebbe inizialmente riferito ai carabinieri di aver sentito piangere il bambino quando questo sarebbe stato con il padre, preferendo addirittura che la porta rimanesse aperta quando sarebbe stato il marito a cullarlo, dichiarazione successivamente negata durante un incidente probatorio. I due genitori
minori finiti sotto processo davanti al GUP Nicolai Iello non sarebbero risultati positivi ai test sull'uso di droghe e alcol. Tolta la patria potestà, i due, scegliendo il rito abbreviato, sono stati condannati questa mattina dal PM Giorgia Spiri. E cambiamo argomento. Il raduno per la vita e la famiglia si terrà a Palermo sabato 27 maggio a partire dalle ore 16:30. La vita e la famiglia al centro dei principi cardini della morale naturale e cristiana. L'evento è organizzato dal forum Vita, Famiglia, Educazione. Allora andiamo ad ascoltare l'intervista al delegato del forum, Diego Torre. Domani una grande iniziativa, ce ne vuole parlare? Sì, siamo ormai alla settima edizione di una grande marcia pubblica che abbiamo condotto per le strade di Palermo a sostenere, a riaffermare la centralità dell'istituzione familiare nella costruzione della società umana e la sacralità della vita umana, la sua irrepetibilità. Ancora una volta associazioni cattoliche, evangeliche, non confessionali confluiranno in questo grande incontro, nel quale avremo tra l'altro l'onore di avere la presenza di tutti i candidati sindaco, si sono impegnati tutti insieme a venire, e proprio a loro, come anche ai deputati regionali che abbiamo invitato, sottoporremo tutte le nostre esigenze e necessità, soprattutto la nostra passione per questi valori fondanti che vediamo assente nel dibattito politico o quantomeno sottovalutata. Siamo lì con determinazione, Piazza Verdi, ore 16:30 di domani sabato 27, e aspettiamo tutta Palermo perché venga con noi a gridare ancora una volta viva la vita, viva la famiglia e il diritto di educazione dei genitori, loro devono poterlo spendere e gestire in libertà e in autonomia, e la società e la politica devono sostenere questo sforzo grandioso di ringiovanimento, di rilancio di una società che è troppo fatta vecchia, vecchia nei valori, vecchia nell'età media dei suoi componenti. La Sicilia si prepara al weekend, musica, colori, arte e spettacolo. Da Palermo a Trapani e da Catania a Siracusa, ecco i nostri consigli su come trascorrere il fine settimana. Paola Carella. Ed ecco gli eventi per il fine settimana. Colori, musica e spettacolo. Torna il Festival Internazionale degli Aquiloni, in programma fino a domenica 28 maggio a San Vito Lo Capo. Il festival, giunto alla nona edizione, porta in alto la bandiera dell'ecosostenibilità e della multiculturalità, ospitando aquilonisti provenienti da varie parti del mondo. Sempre a San Vito torna per l'occasione il weekend dello Sport Zero Barriere, organizzato in collaborazione con l'associazione Disabili No Limits. Due giorni giornate interamente dedicate allo sport con la Mondello Cup Triathlon Sprint. La manifestazione si svolge sabato 27 e domenica 28 sul lungomare di Mondello a Palermo. Valorizzare il territorio e i suoi prodotti tipici è l'obiettivo del Quisquina Cheese Fest, appuntamento annuale organizzato dal comune di Santo Stefano Quisquina per domenica 28 maggio. Torna a Catania il Beer Catania da venerdì 26 a domenica 28 maggio presso il chiostro dell'Istituto Ardizzone Gioeni. Per tre giorni saranno protagonisti indiscusse dell'evento le birre artigianali insieme a cibo, musica, laboratori, contest e tanto divertimento. Torna fino a domenica 28 maggio l'insabbiata di Ispica, quattro giornate di eventi tra installazioni fotografiche e artistiche, mostre ed esposizioni, degustazioni, concerti e spettacoli. Fino a sabato 27 a Caltanissetta la settima edizione del Calat Nissa Film Festival, il concorso cinematografico internazionale dedicato al cortometraggio. Continua fino a domenica 25 giugno il 53esimo ciclo di rappresentazioni classiche del Festival del Teatro Greco di Siracusa, con Sette contro Tebbe, tragedia di Eschilo, diretta per la prima volta da Marco Baliani. Ultimo appuntamento con la danza al Teatro Biondo di Palermo sabato 27 e domenica 28 maggio, e va in scena lo spettacolo Son de Luz. E siamo allo sport e il calcio con importanti novità. L'istituto di credito londinese, incaricato di portare a compimento l'acquisto del Palermo Calcio da parte di Paul Baccaglini e del suo fondo, conferma l'investimento fissando ad una settimana la firma dei contratti, ossia il closing. Lorenzo Anfuso. La banca londinese indicata per portare avanti l'acquisto da parte del fondo di Paul Baccaglini ha spedito la lettera che assicura la copertura dell'investimento, dando così il via al conto alla rovescia che porterà entro una settimana alla firma dei contratti e al tanto atteso closing sulla cessione del Palermo Calcio. Sembra stavolta davvero sbloccatasi la trattativa che coinvolge il club rosanero, nei giorni scorsi più volte arenatasi sul punto più importante, ossia il reale valore della società.
Come pubblicato sul giornale di Sicilia, con la lettera dell'Istituto di Credito Britannico, si compie l'ultimo passo prima della firma e della transazione, dopo che è stato necessario ricalcolare l'investimento complessivo, naturalmente abbassatosi insieme alla svalutazione del club, non solo a causa della retrocessione in Serie B, ma anche di quella del parco giocatori e ai minori ricavi della cadetteria rispetto alla massima serie. Infatti, nonostante il paracadute da 25 milioni di euro, il Palermo andrebbe ugualmente a perdere una decina di milioni, ammontando a circa 34 milioni, quanto ricavato per quest'anno dai Rosa, dai soli diritti TV. Una società senza strutture di proprietà, come stadio e centro sportivo, che sono invece tra i primi obiettivi della nuova leadership. Tutti aspetti che finiranno per attestare la cifra che riceverà Zamparini, molto ben al di sotto degli 80 milioni indicati dall'ormai ex patron, come valore di riferimento, pari alle spese di 15 anni di presidenza rosanero, senza però far cenno ai ricavi prodotti. Closing che, dunque, avverrà a distanza di appena un mese dalla data del 30 aprile. Ad una settimana da oggi è previsto l'incontro conclusivo tra le parti, dal quale verrà fuori l'ufficialità del cambio al vertice e dal quale il Palermo dovrà ripartire, cominciando seriamente a pensare al futuro. E questa era l'ultima notizia con lo sport, si conclude anche questa edizione. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Alle 11.30 il via ufficiale al G7 di Taormina. Stamattina all'aeroporto militare di Sigonella, arrivati gli aerei di Trump, Angela Merkel e Shinzo Abe. Dopo l'inaugurazione al Teatro Greco, i sette grandi si chiudono all'Hotel San Domenico per affrontare i temi sul tavolo. Oggi è la giornata dedicata alla sicurezza, non solo terrorismo nelle città occidentali, soprattutto dopo il massacro di Manchester, ma anche le principali aree di pericolo, Siria, Libia e Corea del Nord. Grazie di tutto per sempre noi. Così su Twitter Lavinia Biagiotti ha salutato la mamma Laura, morta nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove era ricoverata da mercoledì per problemi cardiaci. La stilista 73 anni aveva festeggiato 2 anni fa la Milano Fashion Week i 50 anni di carriera. Il New York Times l'aveva definita la regina del Kashmir. Salgono a 8 gli arresti per la strage di lunedì sera a Manchester. Un'altra persona è stata fermata questa mattina, ma secondo la polizia britannica non è detto che la cellula che si presume abbia assistito l'attentatore sia stata neutralizzata. Secondo il Guardian, che cita fonti investigative, alcuni complici sarebbero ancora a piede libero, mentre il Telegraph riferisce che il materiale ritrovato nel covo del terrorista conferma i timori di piani già pronti per una seconda bomba. Un saluto e ben ritrovati a un nuovo aggiornamento previsionale. Un fine settimana tipicamente estivo sulla nostra penisola in compagnia dell'anticiclone, eccolo qui, con i suoi massimi proprio sull'Europa centrale, ma bel tempo prevalente anche su tutta la zona del Mediterraneo. Insomma, un fine settimana dal sapore estivo. Ecco la mappa delle precipitazioni, ci fa vedere poche novità sull'Italia. Clima asciutto quasi ovunque, al più nel pomeriggio. Qualche isolata e breve acquazzone sulle Alpi, in particolar modo i settori piemontesi. Asciutto invece in pianura, ecco la copertura nuvolosa, ci fa vedere una bella giornata soleggiata da nord a sud, lungo tutte le coste del centro-sud, tra l'altro, quindi una giornata da mare. Al più qualche isolato e breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi più settentrionali. Ecco infine la mappa appunto dell'Italia, tanto sole da nord a sud, un po' di variabilità sull'arco alpino, ma soprattutto temperature che su buona parte del versante tirrenico e zone del nord Italia raggiungeranno i 27-28 gradi, punte anche di 30 gradi tra Piemonte e Lombardia. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti scaricando l'app di trebimeteo.com.